Bravi, bravi tutti. Un'opera bellissima che colora questa parte di città ed è una immagine identitaria del porto. Devo dire un grandissimo consenso da parte di tutti i cittadini, in particolar modo da coloro che vivono il porto, che se lo ricordano anche com'era tanti anni fa. Quindi davvero complimenti a Rossella per questa opera straordinaria che ha realizzato, molto complessa, molto molto affascinante. Siamo molto contenti. Noi continueremo ad andare avanti in questa direzione, stiamo colorando tanti luoghi grigi della città e questa bellissima opera sostituisce un muro anonimo dove purtroppo venivano affissi le locandine funebri e quindi di certo un luogo che oggi prende davvero vita e rispecchia come fosse uno specchio la storia del nostro bel porto. Sono contenta di aver lavorato qui nel centro del cuore della mia città. La difficoltà più grande è stata creare questa prospettiva che non era una prospettiva semplice, ma era un grand'angolo e ho realizzato praticamente un grand'angolo di 180 metri quadri, quindi ho preso via Cecchi, l'angolo di via Cecchi e la Baia Flaminia dall'altra parte, quindi è stato più un'esigenza di dimensionare la prospettiva. Il muro era alto 2,60 m al massimo e quindi dovevo adeguare questa cosa. E continuiamo a abbellire la nostra città. Quando ci è stato proposto questo progetto abbiamo subito capito che poteva essere per noi una nuova opportunità di avere un nuovo mezzo di comunicazione. Siamo qui pronti per ricordare che a Pesaro esiste una forza silenziosa che non sempre se ne parla, ma c'è, sono i donatori di sangue. Ci siamo inseriti in questo concetto con questa frase che è: lo porto nel cuore. Lo porto perché, come il porto, che è un luogo che è nel cuore di tutti i pesaresi, ma come lo porto nel cuore il gesto della donazione, ovvero tutte le persone che hanno ricevuto sangue sono salve grazie a questo gesto, portano nel cuore la donazione avvenuta da sconosciuti e che l'hanno fatto appunto col cuore. Abbiamo anche potuto inserire questo filo rosso che per noi è importante perché è il nostro fil rouge, ovvero un filo rosso che unisce il donatore col ricevente, quindi se passate al porto ma anche se passate per tutta la città di Pesaro ricordatevi che se non siete ancora donatori, se state bene e siete felici ma volete esserlo ancora di più, diventate donatori di sangue.